Io sono Valerio Rossi Albertini, chimico fisico del CNR. All'inizio abbiamo fatto la conoscenza con i materiali dell'antichità, poi siamo passati alla biomimetica, quindi abbiamo affrontato il discorso dei materiali plastici. Oggi finalmente conosceremo le nanotecnologie, la scienza dell'infinitamente piccolo, del presente e del futuro. Questi che abbiamo visto sono i materiali su cui si basano le nanotecnologie, cioè la tecnologia del futuro, una tecnologia che è fondata non su materiali presi nella loro interezza, ma sui singoli componenti dei materiali, i singoli atomi. Che cosa significa nanotecnologia e che cosa sono i nanomateriali su cui la nanotecnologia si fonda? Nano non è un termine generico in fisica, nano ha un significato molto preciso. Se io parlo di millimetro, tutti quanti sapete che millimetro è la millesima parte del metro, come il chilometro è mille volte un metro. Allora iniziamo a pensare al millimetro e immaginiamo di dividere questo millimetro di altre mille volte. Avremo così una dimensione che è un milionesimo del metro. Se facciamo questo esercizio ancora un'altra volta, cioè facciamo la millesima parte della millesima parte della millesima parte, cioè in pratica dividiamo per mille per tre volte, arriveremo ad un miliardesimo. La scala del miliardesimo di metro è esattamente la scala del nanometro. Nano significa miliardesimo. Quindi se prendessimo ad esempio la popolazione mondiale di 7 miliardi di persone e dicessimo quant'è la nanopopolazione mondiale, sarebbero 7 persone. Ecco, questo dà il rapporto tra la dimensione totale delle grandezze della scala di dimensioni a cui noi siamo solitamente abituati, cioè la nostra altezza dell'ordine di 1-2 metri, rispetto invece alla dimensione un miliardo di volte più piccola di questi oggetti che si chiamano appunto nanoscopici, cioè anziché essere microscopici sono nanoscopici, non sono piccoli un millesimo di millimetro ma un milionesimo di millimetro. A cosa servono le nanotecnologie? Ad una rivoluzione culturale soprattutto. Immaginiamo una bicicletta. Come avremmo fatto una bicicletta nel tempo passato? Avremmo disegnato, fatto un disegno tecnico, un disegno ingegneristico di tutte quante le componenti, avremmo cercato i materiali più adatti per realizzare i singoli componenti, li avremmo assemblati, li avremmo messi tutti quanti insieme e avremmo realizzato la bicicletta. Al giorno d'oggi invece con le nanotecnologie c'è un passo in più. Non si disegna direttamente la bicicletta, ma si disegna il materiale con cui verranno realizzati i singoli componenti della bicicletta, perché un materiale composito, un nanomateriale ibrido che accolga in sé le caratteristiche delle componenti di cui è costituito può avere delle prestazioni molto superiori rispetto a qualunque altro materiale disponibile anche nei laboratori di ricerca, sia materiali naturali che materiali sintetici. E adesso le possiamo vedere queste nanoparticelle, questo mondo così piccolo da sfuggire anche all'occhio acuto dei microscopi di vecchia generazione e per i quali abbiamo dovuto sviluppare una nuova tecnologia, l'ultramicroscopia. Un ultramicroscopio è un microscopio che è in grado di guardare il nanomondo. Questo è il nanomondo. Queste sfere che vediamo sono costituite da una sessantina di atomi. Sembrano dei palloni di calcio ed in effetti ne hanno la stessa identica geometria, ma con la differenza che mentre i palloni di calcio sono costituiti da toppe bianche e nere di cuoio, esagoni e pentagoni, in questo caso invece quello che abbiamo sono soltanto atomi di carbonio e legami tra i singoli atomi. Questa è la potenza della nanotecnologia, riportare su una scala grande un miliardesimo di quella a cui siamo abituati le stesse tecniche o tecniche simili che adottiamo nella vita di tutti i giorni.
Ma tutte queste nanotecnologie non sarebbero concepibili senza il contributo fondamentale di geni, di personalità della ricerca, come ad esempio il padre di tutte le nanotecnologie, Richard Feynman. C'è un sacco di spazio laggiù in fondo. Giù in fondo, nel molto piccolo, nel piccolissimo, tra gli atomi. C'è un sacco di spazio laggiù in fondo. È il titolo di una conferenza tenuta il 29 dicembre nel 1959 alla conferenza della Società di Fisica Americana dal fisico Richard Feynman. Feynman voleva dire che, guardate, possiamo imparare a manipolare cose piccolissime grazie a una nuova fisica che è dietro l'angolo. E concluse Feynman lanciando due sfide da $1000 l'una. La prima, costruite un nanomotore. Facile, in un anno Cefuki ci riuscì. La seconda, scrivete l'intera enciclopedia britannica sulla capocchia di uno spillo, con caratteri 25.000 volte più piccoli di quelli di un libro normale. Difficile? Beh sì, ma nel 1985 un certo Tom Newman, studente, ci riuscì. Ma torniamo a Feynman. Fisico teorico americano di origine russa e polacche, premio Nobel per la fisica nel 1965. Feynman partecipò al progetto Manhattan, con cui il governo americano costruì la bomba atomica. E vide da vicino, anzi molto vicino, il test Trinity, con cui si mise alla prova The Gadget, cioè l'aggeggio, cioè la prima bomba, quella che fu fatta brillare nel deserto vicino ad Alamo Gordo, nel New Mexico. Ma dopo la guerra Feynman tornò ai suoi studi di meccanica quantistica, quelli per cui poi fu premiato con il Nobel. Anzi, per la precisione, studi di elettrodinamica quantistica, Quantum Electrodynamic, QED. Intanto Feynman teneva anche delle lezioni sempre più affollate, sempre più seguite, che diventarono libri di grandissimo successo. E teneva conferenze come quella sul sacco di spazio laggiù in fondo, con cui si apre ufficialmente la ricerca sulle nanotecnologie. E poi Feynman era simpatico. La definizione che dava di sé era la seguente. Fisico, premio Nobel, insegnante, cantastorie, bonghista. Era anche un gran seduttore e a dirla tutta anche un discreto disegnatore. Ma a me più che la sua ironia piace ricordare quella della sua mamma, che un giorno lesse un'intervista al figlio su una rivista e vide il suo Richard Feynman, fresco di Nobel, definito l'uomo più intelligente del mondo e commentò: se mio figlio è l'uomo più intelligente del mondo, che Dio ci aiuti. I materiali e in fondo tutti quanti gli oggetti che sono intorno a noi e che formano la Terra e quanto sulla superficie della Terra si trova sono fatti di atomi. Gli atomi sono in pratica i mattoncini fondamentali di cui la materia è costituita. Gli atomi possono essere di natura diversa, sappiamo che dalla tabella periodica degli elementi, gli atomi hanno caratteristiche diverse, i più leggeri sono l'idrogeno e l'elio e poi via via tutti quanti gli altri. In senso assoluto l'atomo più importante per la vita, per la biologia ed anche forse per le nuove tecnologie è l'atomo che sta nel numero 6, nella casella numero 6 della tabella periodica, è il carbonio. Ora immaginiamo di avere una successione di atomi di questo tipo. Vedete, atomi rossi e atomi azzurri, per così dire, mattoncini rossi e mattoncini azzurri, che sono alternati con questa sequenza. Quando la disposizione degli atomi è così regolare, noi fisici diciamo che abbiamo un cristallo. Cristallo è il concetto vitruviano di ordine. Questa alternanza però non si realizza veramente mai in natura, non esiste mai un cristallo che abbia questa perfezione geometrica. I cristalli di solito sono fatti così, ad esempio, cioè ci sono degli atomi che sono fuori posto, oppure c'è uno scambio tra le posizioni che dovrebbero avere in questa maniera. Questi li chiamiamo difetti del reticolo del cristallo. Ora, le nuove tecnologie, le nanotecnologie, ci consentono invece una cosa impensabile in passato, di avere delle strutture regolari perfette su scala atomica, cioè in cui i singoli mattoncini sono nella posizione esatta in cui dovrebbero essere. Questo grado di perfezione è essenziale in applicazioni altamente tecnologiche. Ad esempio, un computer i cui costituenti, che noi chiamiamo microchip, che abbiano questo grado di perfezione, funzionano molto meglio dei computer commerciali. E ancora,
per sviluppare delle tecnologie molto sofisticate, ad esempio nei grandi acceleratori di particelle, in cui sappiamo viene fatta la nuova fisica, vengono utilizzati materiali realizzati soprattutto per i dispositivi in questa maniera. Quindi le nanotecnologie non solo ci consentono di osservare come sono fatti realmente i materiali, ma di costruire dei materiali che abbiano un grado di perfezione inimmaginabile fino a pochi anni fa. E adesso vediamo un'applicazione possibile. Il carbonio ha un posto di rilievo nell'ambito della scienza dei materiali, oltre che della vita, perché tutti noi esseri viventi siamo delle unità basate sul carbonio. Questa che vedete sullo sfondo è una micrografia, cioè un ingrandimento su scala molto espansa di come appare il carbonio, o meglio, come appare il carbonio nella sua forma naturale, perché il carbonio storicamente è sempre comparso in due stati possibili. Il primo stato è il carbone propriamente detto o grafite. La grafite è una forma pura di carbone. E l'altra condizione in cui si può presentare è il diamante, molto più raro, lo sappiamo, e anche molto più duro, molto più tenace rispetto alla grafite, che invece tende a sfogliarsi. Il diamante si ottiene comprimendo fortemente la grafite ad alte temperature, ma adesso le nanotecnologie ci danno delle nuove possibilità di creare e di osservare delle forme del carbonio, che si chiamano allotropi in gergo, cioè forme esterne, estranee di carbonio rispetto a quelle consuete, si sottintende, che hanno delle forme anche molto bizzarre. La prima è il grafene, la seconda, che è una specie di lenzuolo, che è costituito da atomi di carbonio. La seconda è il carbonio messo sotto forma sferica, 60 atomi di carbonio che formano una sfera, e il terzo sono i nanotubi di carbonio o nanotubi di grafite, che possiamo immaginare come dei piccoli tubuli, dei tubetti molto sottili, ottenuti arrotolando un foglio di grafene. Ed è il grafene la soluzione di tanti problemi tecnologici che si affacciano adesso nei nostri laboratori. Il grafene, che è un materiale così sofisticato, così particolare, che nell'epoca delle nanotecnologie non si sarebbe mai pensato di poter ottenere con un metodo così semplice, che invece è valso agli scopritori addirittura il premio Nobel per la fisica. Provate a pensare a un materiale sottile, trasparente e flessibile, ma allo stesso tempo duro e resistente. Un materiale con cui potreste costruire l'abito di un supereroe. Che cos'è? Il grafene, il materiale del futuro. Ma come fa il grafene a essere così particolare? Il grafene è un materiale composto da atomi di carbonio, che sono uniti da legami a formare una struttura esagonale, che si ripete infinite volte sul piano. Il grafene è una sorta di foglio monodimensionale di atomi di carbonio a forma esagonale. Un materiale come questo potrebbe sembrare arrivare da un altro pianeta, e invece è contenuto all'interno di uno degli oggetti più comuni della nostra vita, la matita. La matita è composta di grafite, al cui interno si trova il grafene. Immaginate di tracciare una linea a matita su un foglio bianco. Questa linea è composta da migliaia di strati di grafene. Guardate qua, questa risma simula esattamente la nostra linea di grafite sul foglio. Una linea composta da centinaia o forse migliaia di livelli di grafene. Il problema è come isolarne uno solo? Ci hanno pensato due scienziati russi dell'Università di Manchester nel 2004. Hanno usato una tecnologia complicatissima, del nastro adesivo. Hanno steso con la matita uno strato di grafite, in questo modo, esattamente come quando coloriamo. Poi, col nastro adesivo, ne hanno strappata una porzione, in questo modo. Naturalmente, sul nastro adesivo troverete centinaia di strati di grafene. Questo non è sufficiente. I due scienziati hanno ripetuto l'operazione n volte, in questo modo, assottigliando ogni volta lo strato di grafene.
fino ad arrivare ad ottenerne uno soltanto. Questo esperimento è stato svolto nel 2004 all'Università di Manchester e i due scienziati protagonisti sono stati insigniti del premio Nobel per la fisica nel 2010. Se andate al Museo di Stoccolma, dedicato al premio Nobel, troverete esattamente questo sofisticatissimo strumento scientifico. A proposito di tecnologie sofisticate applicate alla scienza, nell'ambito delle ricerche sul grafene, uno degli ultimi esperimenti vede come protagonista il frullatore. E così, dallo scotch al frullatore, all'interno di una scienza che ci sembra sempre più complessa e complicata, ci sono ancora spazi per le idee geniali e semplici. Ed eccolo il grafene. Questa è una rete di grafene. È molto simile ad una rete da pesca, come potete vedere. I nodi della rete equivalgono agli atomi di carbonio e le maglie sono, in questo caso, i legami chimici tra un carbonio e l'altro. E per parlare di questo sistema, il grafene, e degli altri sistemi detti a bassa dimensionalità, abbiamo il mio collega del CNR, Vincenzo Palermo, che lavora a Bologna proprio sulle nanotecnologie e su questi sistemi così particolari che non fanno parte della storia della scienza dei materiali, ma sono un ritrovato, possiamo dire, del XXI secolo. Esattamente. All'inizio del XXI secolo siamo in una situazione un po' strana, un po' come quella dei chimici all'inizio del XX secolo. I chimici sapevano come fare delle piccole molecole, a un certo punto si sono trovati a fare e studiare delle molecole che erano un po' particolari, perché gli atomi erano uniti assieme a formare delle collane, delle catene unidimensionali. Questi erano i polimeri e quando siamo riusciti a manipolare questi polimeri c'è stata la rivoluzione della plastica. Adesso abbiamo imparato a fare un'altra cosa, creare non delle catene, ma dei foglietti, quindi andare in due dimensioni. Abbiamo guadagnato una dimensione e otteniamo dei materiali monoatomici che hanno delle proprietà uniche. Il primo è stato il grafene, ma dopo il grafene adesso ne abbiamo scoperti tanti, tantissimi altri, con proprietà molto molto diverse tra di loro. Sì, interessante è parlare di questa bassa dimensionalità. Noi viviamo in un mondo tridimensionale, tutti quanti gli oggetti, quasi tutti gli oggetti che ci circondano hanno un loro volume, occupano uno spazio e siamo abituati a pensare alla superficie come al confine degli oggetti tridimensionali. Se prendiamo questo sgabello, la superficie superiore è un oggetto bidimensionale, mentre invece lo sgabello nella sua interezza è tridimensionale. La particolarità di questi materiali è che invece sono solo superficie, perché non hanno un volume, non occupano uno spazio in pratica. Tu dicevi monoatomici, spieghiamolo che cosa significa monoatomici, che sono costituiti da uno strato che ha lo spessore di un solo atomo e quindi è lo spessore più piccolo che si può realizzare. Esattamente, come vediamo in questa immagine, dobbiamo immaginarli come dei piccoli foglietti, come dei lenzuoli su scala nanometrica, spessi solo un atomo, ma di un'estensione enorme rispetto alla loro dimensione. Possono arrivare ad avere un'estensione uguale a quella di un capello. Per dare un'idea, piuttosto che i nudi numeri, se un foglietto di questo genere, di grafene, fosse spesso quanto un lenzuolo, sarebbe così grande, così flessibile e così resistente da poter coprire un campo di calcio. Abbiamo quindi degli oggetti nanometrici completamente diversi da quello a cui eravamo abituati. E la diversa dimensionalità dà anche diverse proprietà. Perché il grafene è così importante da essere stato premiato con il premio Nobel pochissimi anni, appena 6 anni dopo la sua scoperta? Perché proprio a causa del fatto che è fatto tutto di superficie, quindi spesso solo un atomo, quando gli elettroni, le cariche elettriche viaggiano dentro il grafene, sentono un potenziale che è monodimensionale, un qualcosa di molto particolare, che li fa trasformare. Sembra quasi magia, ma in realtà non lo è. È come se questi elettroni perdessero la massa e andassero velocissimi dentro questo foglietto che è come un lenzuolo monoatomico. Possiamo immaginare che sia come l'equivalente tra una piscina ed uno strato, immaginiamo un terrazzo, in cui l'acqua ha uno spessore molto sottile rispetto a quella di una piscina. Allora, come scorrerà l'acqua sulla superficie del terrazzo? Dipende da quanto è lo spessore dell'acqua e da qual è il materiale di
cui è costituita di cui sono costituite le mattonelle del terrazzo. Nel caso del grafene è un po' come se inclinassimo questa superficie. L'acqua può scorrere liberamente, cosa che non succederebbe inclinando la piscina, e questa metafora dà un po' l'idea, dà un po' il senso di quanto sia facile lo scorrimento delle cariche elettriche e quindi il trasporto della corrente, perché la corrente elettrica altro non è che un flusso di cariche elettriche. E allora quali sono le applicazioni previste non soltanto per il grafene, ma per i sistemi di così bassa dimensionalità? Beh, quando si scopre qualcosa di così innovativo è sempre difficile prevedere le applicazioni. Un premio Nobel una volta disse che l'applicazione principale di ogni nuova tecnologia è quella creata dalla nuova tecnologia. Appena il grafene è stato scoperto, si pensava che potesse sostituire il silicio, perché le cariche elettriche viaggiano nel grafene molto più velocemente che nel silicio, che è alla base dei nostri computer. E in teoria il grafene può fare dei transistor che vanno enormemente più veloci di quelli al silicio. Però è molto difficile pilotare, accendere e spegnere questi transistor. E comunque la tecnologia del silicio è estremamente sviluppata ed ottimizzata. Quindi quello che si pensa è che il grafene non andrà a sostituire il silicio nell'elettronica, ma le sue proprietà di flessibilità, di robustezza, verranno utilizzate in altre applicazioni. Ad esempio per fare elettronica flessibile. Il silicio funziona molto bene, ma è un materiale cristallino, i wafer di silicio, se piegati, tendono a rompersi. Inoltre il grafene, appunto perché è fatto tutto di spessori monoatomici, ha un'area superficiale enorme, quindi è come un nano lenzuolo con un'area superficiale grandissima, anche i nanotubi di carbonio che sono simili al grafene, però per il fatto di essere cilindrici possono interagire con l'ambiente esterno solo dal lato di fuori. Mm-hmm. Il grafene non ha un lato di fuori e un lato di dentro, è un lenzuolo che può interagire con l'ambiente esterno sia da un lato che dall'altro. È il massimo di interazione che possiamo pensare, perché ogni atomo può veramente reagire o sentire l'ambiente circostante da due lati opposti. Ringraziamo Vincenzo Palermo, il collega chimico dei materiali, per le interessantissime spiegazioni che ci ha dato riguardo a questi materiali di bassa dimensionalità, ed iniziamo a immaginare quali tecnologie potranno essere sviluppate che adesso stanno già bollendo nei nostri laboratori. Il grafene ha delle ottime proprietà meccaniche, quindi è molto resistente, conduce molto bene il calore e l'elettricità, inoltre è una membrana che è impermeabile a tutti i gas. Il singolo layer, strato di grafene, è trasparente, assorbe solo il 2,5% della luce. Inoltre questo materiale ha un'elevatissima area superficiale, oltre 2600 metri quadri grammo. Cosa vuol dire? Che ne basta poco per coprire grandi superfici. Immaginate che con un litro di questa soluzione, dove sono presenti pochi grammi di grafene, noi abbiamo abbastanza materiale per coprire un intero campo da calcio. Quindi un qualche cosa che è veramente impressionante. In questo laboratorio ci occupiamo della sintesi e funzionalizzazione del grafene. Ovvero cerchiamo di modularne e implementarne le proprietà attraverso la funzionalizzazione chimica. Utilizziamo quindi il grafene come una piattaforma su cui leghiamo delle molecole e degli oggetti più piccoli con proprietà diverse in un approccio tipo Lego, in modo da ottenere materiali nuovi, ibridi, che combinino le proprietà del grafene con quelle nuove degli oggetti legati. In questo modo riusciamo ad ottenere dei materiali innovativi che possono trovare applicazioni in svariati settori che vanno dall'energia, quindi ad esempio fotovoltaico, all'elettronica, ai compositi, ai materiali compositi, ad esempio i filtri, e nel settore biomedicale. La grafite è formata da tantissimi foglietti di grafene impilati uno sopra l'altro. Noi abbiamo depositato questa soluzione su questo substrato, che è un substrato molto piatto, e poi mediante l'utilizzo di questo, che è un microscopio a forza atomica, possiamo andare a vedere la superficie
e potete vedere in questa immagine che sopra nella superficie sono presenti centinaia di foglietti di ossido di grafene. Tutti questi foglietti hanno uno spessore, potete vedere con questo cursore che fa vedere il profilo del singolo foglietto, che hanno uno spessore tutto uguale ed è circa un nanometro. Il rapporto che c'è fra un chilometro e un millimetro, lo stesso rapporto c'è fra un millimetro e un nanometro, quindi un qualche cosa che è anche difficile da capire. Possiamo, ad esempio, crescerlo su dei substrati catalitici, come ad esempio il rame, e mediante una fonte di carbonio ad alta temperatura noi possiamo realmente andare a crescere questi cristalli bidimensionali. Quindi arriviamo a un concetto importante, che non esiste un solo tipo di grafene, ma esiste una famiglia di prodotti grafenici che hanno caratteristiche diverse, applicazioni diverse e anche costi diversi. Ad esempio, un grafene prodotto dalla macinazione della grafite sarà più indicato per la realizzazione di compositi polimerici caricati a grafene, mentre un grafene cresciuto su rame avrà delle ottime proprietà elettriche, quindi sarà più indicato, ad esempio, per la realizzazione di dispositivi nell'elettronica flessibile. Un'altra cosa importante è andare a vedere dove le ditte hanno brevettato sul grafene. Ad esempio, ci sono brevetti per dissipare il calore all'interno di cellulari e di computer, oppure sono stati brevettati applicazioni per purificare l'acqua. Alcune ditte hanno brevettato la possibilità di utilizzare il grafene sulle ali degli aerei per prevenire la formazione di ghiaccio. E poi ci sono possibile trovare anche batterie, vernici e anche altri materiali compositi che utilizzano il grafene. Ad esempio, una nota ditta nell'ambiente del ciclismo ha lanciato la preparazione e la realizzazione di ruote per biciclette. Il grafene ha delle potenzialità enormi, inoltre è il primo elemento di una famiglia di materiali bidimensionali che sono stati scoperti solo di recente. Noi crediamo che questi nuovi materiali saranno fondamentali per lo sviluppo di nuovi prodotti e nuove tecnologie negli anni a venire. Il grafene è quindi probabilmente il materiale più promettente nei prossimi anni. L'Unione Europea sta investendo la bellezza di 1 miliardo di euro nei prossimi 10 anni sulla tecnologia del grafene. Ma il grafene da solo non è sufficiente a descrivere la situazione delle nanotecnologie attuali. Perché? Le applicazioni che si vogliono avere di questi nuovi materiali sono soprattutto in ambito elettrico, elettronico, informatico, e sappiamo, abbiamo ormai imparato, che l'elemento, che il materiale più adatto a svolgere queste funzioni non è il carbonio, ma il silicio. E allora ecco che la ricerca si sta anche orientando in un'altra direzione, nel silicene. Il silicene è l'equivalente del grafene, ma con la differenza che la rete è fatta di atomi di silicio. Eccolo il silicene. Non è esattamente uguale al grafene. Il grafene tende a essere molto omogeneo e piatto. Il silicene invece tende a corrugarsi, a fare delle increspature e quindi è più difficilmente addomesticabile. È per questo motivo che, nonostante gli sforzi che si stanno facendo, delle applicazioni imminenti del silicene ancora stentano ad arrivare. Tuttavia, la storia dei materiali ci insegna che nel corso del tempo quello che all'inizio sembrava impossibile da realizzare o di difficilissima realizzazione è stato fatto. Certo, con tanti sforzi, non si riesce ad ottenere una nuova tecnologia senza investire risorse sia economiche che umane. Però la strada è sicuramente questa ed è già stata tracciata. In questo senso possiamo dire che la prospettiva del prossimo decennio, o forse dei prossimi 20 anni, sarà dipendente in maniera determinante dall'utilizzazione di questi nuovi materiali, grafene, silicene, forse altri materiali altrettanto sottili alla stregua di questi due, ma che comunque abbiano delle caratteristiche sostanzialmente diverse rispetto a tutti quanti gli altri materiali che abbiamo utilizzato finora. Andare oltre con le previsioni sarebbe velleitario, perché poi la storia dei materiali, ma la storia della scienza nel suo complesso, ci insegna che non è mai possibile fare delle estrapolazioni di lungo periodo sulla base delle conoscenze attuali. Ogni volta che si sono fatte delle previsioni, esse sono state puntualmente sconfessate dalla ricerca. E quindi ci possiamo lasciare dicendo che
il prossimo futuro è ormai in vista e confidiamo di riuscire ad ottenere i massimi risultati da quanto abbiamo già ottenuto. Però la cosa più importante è che la ricerca continui perché lo sviluppo dei materiali non debba mai subire battute di arresto.